molti interventi che ho sentito, una cosa che ha un po' destabilizzato questo concetto di persone per bene, persone per male, che non mi affascina, francamente, perché ritengo invece che il problema sia come citava Nicola e come citava anche Onofrio, sia veramente un discorso per cui noi non riusciamo ad opporre un altro concetto di welfare a queste società collaterali, fondamentalmente. E quindi mi chiedo, oggi, in questa distruzione che è stata avviata consapevolmente negli ultimi 30 anni di tutta la dimensione dei corpi intermedi, e ci metto anche, diciamo, dell'associazionismo, che non riesce evidentemente più a rispondere alle esigenze di una collettività, non riesce più ad essere, diciamo, rappresentante dell'immaginario di una collettività, da cosa possiamo ripartire? Cioè, riusciamo a mettere insieme dei luoghi plurali che discutano in maniera permanente, ma non come discussione autoreferenziale, ma anche poi come discussione che vada sui territori e che immagini anche delle forme di welfare pubblico che non siano evidentemente, e su questo Onofrio si è spesso nel recente passato, anche nel criticare giustamente i cantieri di servizio, o il RED, per esempio, diciamo che è qualcosa all'ordine del giorno, che sembra un reddito di dignità e un reddito di indegnità, secondo me, veramente. O anche i cantieri di servizio che sono una componente di ancora, diciamo, un protrarre delle politiche di assistenzialismo, ma senza, diciamo, una visione di dignità del lavoro, di dignità, diciamo, dello stare, di qualità della vita. Quindi il mio invito, che è anche, diciamo, un invito che è stato lanciato da Onofrio in una precedente iniziativa del Liberatorio qualche mese fa, e da questi incontri si riesce poi a fare sintesi nel voler, diciamo, riattivare una componente sociale di opinione qualificata e di pensiero qualificato. Perché quello che abbiamo avuto modo di incontrare in questa collettività negli anni è stato un depauperamento dell'opinione qualificata, ed è stata anzi la trasformazione di quell'opinione qualificata, soprattutto nei luoghi consultivi e di sintesi, in una specie di pollaio delle opinioni, che ha fatto diventare tutto uguale, senza invece la capacità di saper cogliere la diversità di coloro che stanno sul territorio e ci provano a stare ancora in qualche senso, prima, diciamo, che l'impossibilità di trovare una risposta dall'istituzione si trasformi, come tema anch'io, diciamo, come diceva Onofrio, in una guerra tra bande, e tra bande fatte non solo di persone per male, ma di guerra tra bande fatte anche di persone per bene. Grazie.